Consegnata all'unità operativa complessa di gastroenterologia del presidio ospedaliero Maddalena Raimondi di San Cataldo, la prima delle tre colonne endoscopiche di ultima generazione acquistate dalla direzione dell'ASP di Caltanissetta. Le altre due saranno consegnate la prossima settimana a Gela e a Mussomeli. Endoscopi dotati di tre telecamere con una visione di quasi 360 gradi, acquistati con uno sforzo economico non indifferente da parte dell'ASP, dopo una lunga trattativa con l'azienda produttrice, per un importo di 600.000 euro più IVA rispetto agli 870.000 euro iniziali, somma comprendente anche l'assicurazione full risk per 3 anni. Il macchinario che oggi abbiamo avuto in dotazione è tecnologicamente avanti, perché rispetto agli attuali, perché li utilizziamo ancora, endoscopi, ha una visione di 360 gradi. Contrariamente a quello che era la visione degli altri endoscopi finora in commercio, che andavano da 140 a 170 gradi di visione. Questa innovazione ci permette di visualizzare le austre coliche, dove si possono annidare le formazioni polipoidi, che sono il nostro obiettivo nel momento in cui vogliamo andare a fare una prevenzione per il tumore del colon retto. I polipi sono i precursori del tumore del colon retto, tant'è vero che vi è una campagna che ormai è da 4-5 anni finalmente in Sicilia sullo screening del carcinoma del colon retto, sullo screening dei tumori del collo dell'utero e del seno, e in queste patologie tumorali si è visto che, eliminando i precursori, quindi in questo caso i polipi, noi eliminiamo il tumore. La direzione strategica dell'ASP infatti sta lavorando per migliorare la sanità in provincia, puntando sulla riallocazione dei reparti e l'acquisto di nuovi strumenti, oltre alla riorganizzazione funzionale. In questa ottica sono stati già acquistati 37 ecografi, la PET e 5 TAC, di cui una consegnata al presidio ospedaliero di San Cataldo. Una TAC di nuova generazione a 16 slide che consente una maggiore risoluzione rispetto alla precedente. Per quanto riguarda la gastroenterologia, per quanto riguarda l'endoscopia, abbiamo anche già la gara d'appalto per quanto riguarda la nanometria esofagea, e quindi andare a studiare le pressioni che ci sono, andare a studiare i reflussi, andare a studiare determinate patologie dell'esofago. E non dimentichiamo che abbiamo già attivato una convenzione con uno specialista che verrà ad addestrare i nostri gastroscopisti per quanto riguarda la disostruzione, il trattamento delle ostruzioni delle vie biliari. Quindi vedete che il quadro è un quadro a 360 gradi.